Convoco in diretta Claudio Perri. Buonasera, signor Buonasera a voi. Claudio. Buonasera. Buonasera, buonasera. Insomma, Claudio Perri è un uomo che mastica sport, lo ha sempre masticato. Già presidente provinciale del CONI, assessore. Io partirei ovviamente dal ricordo di Egidio. Intanto mi consenta di abbracciare affettuosamente Erika, i suoi fratelli, la sua famiglia, insomma. Guardi, ricordare Egidio è come parlare di quasi più che un caro amico, un gemello, perché avevamo tante cose che ci accomunavano. Forse la più importante era quella proprio che è la tematica di questa sera, dedicarci ai giovani della nostra città, promozionando e cercando di portare avanti nel miglior modo possibile le nostre rispettive discipline sportive. Lui faceva pallacanestro, io ho fatto pallamano per tanti anni. Per me Egidio è stato sempre un punto di riferimento, è stato un punto di riferimento nella gestione del Palacro, è stato un punto di riferimento anche nel CONI provinciale, perché lo considero quasi un mio braccio destro. Egidio era, come qualcuno ha già detto, un vulcano, sempre pronto a darti il giusto consiglio, per cui è una persona che io ricordo con tanto affetto, così come ricordo con affetto i giocatori che sicuramente sono collegati, come ricordo con affetto Ugo Mairan, allenatore per anni della New Team, perché ero uno di quelli che raramente mancava alle partite della New Team nel Palacro. Guardi, io volevo intervenire proprio al riguardo di quello che dicevate prima sulle strutture sportive, di quello che è avvenuto a Crotone. Io penso che la politica c'entri poco, o meglio, sono stati fatti errori sicuramente, ma la politica ha centrato poco in questa decisione, ha centrato invece la superbia, la presunzione, la poca conoscenza della realtà sportiva. Lo diceva poco fa il presidente Surace, lo diceva a giusta ragione, cioè c'è gente che non sa di che cosa parla. Perché chiudere gli impianti sportivi, al di là di tutto quello che significa, le problematiche che si creano nei giovani che non hanno più una valvola di sfogo, un punto di riferimento, una casa dove poter stare tranquilli, loro e i genitori che affidano questi ragazzi alle varie associazioni sportive. Non si è capito questo. E poi aggiungo una cosa. Quindi grosso danno nel chiudere gli impianti, ma se c'era una struttura che a Crotone non doveva essere chiusa, era il Palacrò, perché il Palacrò era l'unica struttura, e glielo dice chi ha fatto il regolamento dell'affidamento degli impianti, va bene? Ed è partito proprio da quello, cercando di equiparare, come dire, diritti e doveri per tutti. Io da assessore ricordo, perché venivo dalla Pallamano e quindi venivo dal Palacrò, dal 2000 siamo entrati nel Palacrò, che era l'unica struttura in cui pagavamo tutto. Sapesse quante volte con il caro Egidio abbiamo messo le manine nelle nostre tasche per far fronte a quelle che erano le esigenze della gestione di una struttura come il Palacrò. Perché quello che il presidente Surace dovrebbe forse sottolineare è che tutti, molti non hanno capito, forse nessuno ha capito, che gestire un impianto come il Palamilone, il Palacrò, il vostro Pentimele, se non c'è una compartecipazione mista pubblico-privata, e quindi se non c'è anche l'intervento del comune, ma non è possibile, perché non stiamo parlando di impianti che producono una redditualità, non esiste, sono impianti che non producono reddito, anzi, e ribadisco, Egidio Carbone, buonanima dov'è, quante volte abbiamo dovuto far fronte veramente a quelle che veniva staccata la luce, ma noi avevamo centinaia di ragazzi che facevano attività. Enzo Migliarese poco fa mandava un ricordo. Enzo è uno di quelli che è stato accolto nel Palacrò quando la sua struttura fu chiusa perché aveva delle problematiche. Quella del karate, per chi non lo sapesse, Sì, Enzo Migliarese, esattamente. insomma, la gloria del karate. Mi chiamò Enzo Migliarese per dirmi della problematica. Io feci una telefonata a Egidio, all'altro presidente della pallavolo. Non c'era problema. Ci stringemmo, riducemmo ognuno i propri spazi orari e consentimmo anche ad Enzo, col suo karate, di fare attività per come era giusto, perché era giusto che una società sportiva gloriosa come l'Accademia Karate Crotone avesse la sua dignità, così come già l'avevano la pallamano, la pallacanestro e la pallavolo. Questo per dire, questo era Egidio. Qualcuno parlava di mediazione, io direi un grande moderato. Io non l'ho mai sentito dire una parola fuori posto, raramente l'ho visto arrabbiato, forse
forse magari per qualche partita che si perdeva, forse secondo lui in malo modo che non meritava, ma raramente, posso dire veramente, per come l'ho conosciuto io, aveva una parola fuori posto, veramente. Un grande amico, una grande persona. Io colgo il suo assist per mandare online una proporzione che provo a raccontare anche per iscritto, l'ho scritta molto spesso. In Calabria, come in tutta Italia, un palazzetto chiuso equivale, con le dovute proporzioni, a un ospedale chiuso. Perché fondamentalmente, se nell'ospedale si curano le vite, specialmente in questo momento, e mandiamo un abbraccio a tutte le famiglie in difficoltà, nel palazzetto dello sport, a tutti i livelli, in tutte le discipline, dal karate alla pallamano, passando alla pallacanestro che tanto amiamo, si dà una nuova vita a una persona che cresce con un'educazione sportiva straordinaria e poi riesce a portare questo background nella sua vita privata e nella sua pratica lavorativa, che non deve essere per forza fare il dirigente sportivo. Sto parlando del lavoro vero e proprio, che può essere l'operaio o il dirigente d'azienda. Questo è quello che penso, volevo la sua impressione. Assolutamente condivido, le dirò di più. C'è un controsenso, vede. Da una parte assistiamo praticamente a quello che si sta cercando di fare da parte del governo per portare l'attività motoria nelle scuole elementari, iniziativa cui veramente plaudo, perché sono anni e anni che sentiamo la mancanza. Se noi guardiamo ai paesi dell'est, nei paesi dell'est l'attività motoria si comincia nelle scuole primarie e poi chiaramente vediamo che i risultati sono quelli che sono, ma grazie, perché ai ragazzi, diciamoci la verità, oggi manca la strada, oggi i ragazzi non hanno più la possibilità come abbiamo avuto noi di poter giocare in mezza strada perché non c'erano i pericoli di oggi. Ma non è soltanto questo, il controsenso di cui le parlavo: da una parte si vuole portare l'attività motoria nelle scuole elementari, ci sono i medici che dicono praticamente che l'attività motoria è indispensabile, ma per 300.000 motivi: per la crescita fisica, per la crescita psichica, perché il ragazzo, come diceva giustamente lei, assume delle regole che poi trasferisce nella vita quotidiana di tutti i giorni. Ma il controsenso dove sta? È che nel frattempo però, ad esempio, le parlo da ex insegnante, nella scuola è venuta meno quella che era l'importanza dell'attività sportiva extracurriculare pomeridiana. Quindi oggi le società sportive, le associazioni sportive sul territorio rivestono un'importanza tremenda, sono veramente quelle attività che consentono di diminuire anche la spesa sanitaria pubblica, perché un ragazzo che fa sport è un ragazzo che cresce sano, è un ragazzo che, al di là dei comportamenti che assume, con maturi, controllati, eccetera, eccetera, sicuramente è un ragazzo che mette in funzione i propri apparati e lì, come dire, ne favorisce lo sviluppo, il miglioramento, la crescita e tutto il resto. Per cui ecco i controsensi italiani: da una parte cerchiamo di, come dire, di dare una botta al cerchio, ma quando poi si tratta di darla alla botte ci perdiamo. Io la ringrazio, l'abbraccio per il suo contributo, è stato veramente bellissimo. Guardi, soltanto volevo soltanto fare una considerazione: dietro vedo qualche maglietta storica della Viola. Ci sono stati anni in cui sono venuto fino a Reggio Calabria e ho portato i miei figli a vedere la Viola, e ricordo che cos'era il pentimele pieno dei ragazzi delle scuole di Reggio Calabria che venivano a vedere le partite. Io sono sempre stato, certo, ho fatto pallamano, la mia specialità è quella, ma sono sempre stato un grande appassionato anche di pallacanestro, perciò seguivo la Neo Team, al di là dell'amicizia con Gidio, con tutti i ragazzi che saluto. Ma voglio dire, la pallacanestro in Calabria era anche rappresentata da quella grande Viola che per anni ha portato grandi campioni anche nel nostro territorio. La saluto anch'io con grande affetto. Grazie mille, alla prossima. Insomma, era Claudio Perri, che bellissimo il suo contributo.